È Davide Baiocco, ex centrocampista del Perugia, ora imprenditore, che si è detto sempre incuriosito dalla politica e dalle sfide, il candidato sindaco per il capoluogo umbro presentato da Alternativa Popolare, guidata da Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale e sindaco di Terni. Noi parliamo dell'uomo, qui non serve l'uomo importante, l'uomo duro, l'uomo forte, qui serve la politica, servono partiti che abbiano delle idee e che dopo che l'uomo muore, continuano ad andare avanti. Alternativa Popolare è un partito fatto di persone, è un partito fatto di correnti. Siamo l'unico partito d'Italia che ha una fortissima corrente di sinistra e una fortissima corrente di destra. Abbiamo una corrente centralista e una corrente invece che vorrebbe dare alle regioni potere. Cioè noi siamo un partito, capisci? È questo che fa paura agli altri. Ed ecco allora arriva la risposta. Baiocco è l'uomo giusto, Alternativa Popolare è il partito giusto. E gli uomini che sono all'interno di Alternativa Popolare hanno un supporto generale, cioè hanno politica. Alle domande dei giornalisti su Perugia riguardo le attenzioni di cui ha bisogno, il candidato Baiocco ha risposto con la delicata questione del nodo di Perugia, delle buche da riparare, del nuovo stadio Curi, fino al tema della sicurezza. Obiettivo: il benessere dei cittadini. Per Alternativa Popolare questa sarà una corsa in solitaria in vista delle elezioni comunali previste per la primavera del 2024. Si va alle elezioni, si arriva secondi al primo turno e si vince al ballottaggio.